circa 400 istituti didattici distribuiti tra Palermo, Napoli, Roma e Milano hanno aderito al progetto La Scuola al Centro, che prevede l'apertura delle strutture nella stagione estiva. Ben 148 nel capoluogo campano, che ha visto questa mattina la presenza del ministro dell'istruzione Stefania Giannini, alla scuola Madre Claudia Russo, dove numerosi istituti si sono riuniti per presentare i propri progetti. Dalle attività didattiche che riguardano la natura, ai corsi di biologia e alla cucina, una vera e propria scuola agostana per offrire a chi non può permettersi una vacanza, istruzione e momenti da condividere con gli altri. Direi un ottimo risultato, è la città che ha risposto per quantità in maniera più incisiva, quindi ricordo che l'idea di accelerare con questo progetto che noi avevamo già cominciato a concepire durante l'inverno è nata proprio da Napoli, da episodi, lo ricorderete voi, piuttosto drammatici di questa primavera, quindi non ci ha stupito che siano 148 contro le 93 di Roma, le 84 di Milano, le 94 di Palermo, ma quello che conta mi sembra, io sono qui per questo, come ho fatto a Milano, come ho fatto a Roma, come farò domani dopodomani a Palermo, per vedere di persona come stanno funzionando questi progetti. Mi sembra che il successo derivi dal fatto che non sono progetti calati dall'alto, ma è venire dall'alto incontro a un bisogno della comunità, e la comunità chiede soprattutto in quartieri, in zone come queste, ma ripeto, al nord come al sud, come al centro del paese, che la scuola possa continuare ad essere anche d'estate il centro della comunità, quindi un centro di aggregazione, un centro che offre ai ragazzi tutto questo che vediamo, no? Stare insieme, imparare delle cose nuove, e quindi non un dopo scuola per intenderci. Il ministro è anche intervenuto circa la contrapposizione tra numerosi insegnanti e i provvedimenti contenuti nella riforma La Buona Scuola. È un processo molto complesso, perché vi ricordo che quest'anno, sulla base della legge, per come è uscita dal Parlamento, c'è un piano di mobilità straordinaria, significa che tutti coloro che volevano entrare o rientrare in mobilità potevano farlo quest'anno, per poi bloccare, lo ricordo, per 3 anni stabilmente e di lì in poi triennio per triennio e dare con il mondo della scuola e dare così continuità didattica. Quindi è chiaro che, come tutti i processi complessi che mettono in moto migliaia, decine di migliaia di persone, possono esserci anche casi personali in cui l'aspirazione non si combina esattamente nei tempi e nei luoghi con quello che era il desiderio di fondo. A noi interessa, è il nostro dovere, il mio in particolare, che tutto questo mondo complesso vada a regime entro l'inizio dell'anno scolastico, come peraltro è avvenuto, lo ricordo, l'anno scorso con il grande piano assunzionale. Quest'anno concluderemo gradualmente il concorso che metterà in cattedra 63.700 nuovi insegnanti, e quindi è un investimento gigantesco fatto per il mondo della scuola, che dà finalmente soluzioni definitive a problemi che si trascinavano da decenni.